Ciao a tutti, oggi siamo a conoscere la nostra prossima avversaria che è la Pallacanestro Chieti, reduce da una sconfitta a Torino nell'ultimo turno infrasettimanale. Hanno perso a Perugia la penultima giornata e hanno vinto in modo largo contro Matera in casa la terz'ultima giornata. È una squadra esperta che giocano insieme da tanto tempo. L'anno scorso hanno perso la finale per andare in Lega 2. È una squadra estremamente ostica che si trova benissimo in campo l'uno con l'altro. Possono schierare in quintetto Stefano Raiola, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, conosciamo benissimo anche a Ferrara, è un combattente, un giocatore che nei momenti chiave si fa sempre trovare al posto giusto e può segnare dei canestri molto importanti. Come guardia titolare parte Manuel Diomede, un tiratore, un giocatore di grandissima energia che può fare più cose, penetrare, tirare. Come tre titolare parte Andrea Raschi, è un giocatore espertissimo per la categoria, conosciuto anche per il suo passato in Lega 2, un giocatore molto intelligente che fa giocare gli altri e nei momenti chiave può essere molto presente in campo. Come quadro titolare parte Simone Gatti, eccellente tiratore da tre punti, da pick and pop e da ricezione, un veramente mortifero tiro da tre punti. Come centro titolare c'è Emanuele Rossi, un giocatore di estremo talento, bravissimo in avvicinamento o anche lui a far giocare la squadra. Dalla panchina possono schierare Fabrizio Gialloreto, micidiale tiratore da tre punti, Giovanni Severini, giovane di scuola Montepaschi Siena, Luca Bolletta, che è il cambio dei lunghi, e Gaetano Spera, giovane promettente, un lunghissimo, che può essere pericoloso sia vicino a canestro che lontano. Chieti è una squadra ostica che gioca molto bene insieme, sanno passarsi la palla e trovare sempre le soluzioni giuste. Andremo a Chieti, sereni, con la consapevolezza dei nostri mezzi, per dare il meglio di noi.